Oggi presentiamo uno degli appuntamenti clou del Festival Montariato, la città a colori, che è arrivata alla sua 10ª edizione, promossa dall'Associazione di Tempo con Amore e tantissime altre associazioni. E quest'anno è ricca di tanti eventi che domenica riempiranno l'intera città. Ringrazio gli amici che stanno qui al tavolo di presidenza, a iniziare dal consigliere regionale, che saluto, Enrico Panunzi, l'assessore Fabrizio Ferzini, i consiglieri comunali Moricoli e Sergio Insonia, i consiglieri comunali che stanno dietro, però quando partecipare a questa iniziativa, da Alessandro Servizzati, la presidentessa della consulta provinciale studentesca e il presidente del CONI. Grazie di essere venuti qui. Allora, innanzitutto voglio ringraziare i volontari di Tempo con Amore. Iniziare da te, Domenico. Per i tanti progetti che 365 giorni all'anno portano avanti, donando il loro tempo libero, le loro risorse, le loro energie, ma soprattutto il cuore, ecco perché si chiama il Tempo con Amore, per il prossimo e la nostra comunità. Ma li voglio ringraziare anche personalmente per il sostegno che insieme ad altre associazioni mi hanno dato per realizzare questa novità per la città, che ci ha contagiato, il Festival del Volontariato. Il Festival Volontariato promosso dalla consulta comunale e dalla città di Viterbo. Viterbo con Amore quest'anno partecipa attivamente alla consulta e sono contento che il mio amico Domenico sia uno dei componenti dell'esecutivo, perché sono sicuro che sarà un valore aggiunto per le attività che metteremo in campo nei prossimi mesi per promuovere i valori e la cultura del volontariato, ma soprattutto per raggiungere quell'obiettivo comune e condiviso di fare rete, come il titolo di questa 10ª edizione della città a colori, che chiuderà in bellezza il festival. Per terminare, per poi lasciare ai tenuti istituzionali del Comune di Viterbo, l'assessore Ferzini, vi faccio una confidenza. Sono un po' i giorni che ho nel cassetto il programma e lui mi ha detto non dire niente. E non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, perché è veramente bello e ricco, con tantissime novità. Oggi gli amici di Tempo con Amore hanno dato il loro meglio per mettere in piedi questa manifestazione. E sicuro sorprenderemo la città, ma anche il nostro sindaco con qualche sorpresa. Quindi grazie di essere intervenuti, lascio la parola all'assessore Fabrizio Ferzini. Grazie consigliere Giorno, ma preferisco, come anche per la straordinarietà della sua presenza tra noi, chiedere un momentino la parola al consigliere regionale Panunzi. Io ringrazio perché avevo chiesto di, siccome c'è una commissione regionale, dovrei stare a regione tra un po'. Grazie consigliere, grazie Domenico. Questa presentazione, diciamo, si inserisce nel 10º Festival del Volontariato. Io non so quante manifestazioni simili avvengono nella nostra regione come festival di tutte le associazioni. È un programma nutrito, è stato dato il 1º maggio, quando abbiamo inaugurato San Pellegrino Fiori, io l'ho letto, c'è un'iniziativa pulita, e mi è arrivato l'invito appunto di Viterbo con Amore per questa presentazione della città a colori. Diciamo che io personalmente con questa associazione, con Viterbo con Amore, sono particolarmente, anche personalmente legato per ovvi motivi, soprattutto per alcune sinergie che si sono verificate nel tempo. La prima manifestazione, ad esempio, della nostra festa più importante a Canevino, la festa della Castagna, viene sempre inaugurata di Viterbo con Amore tanto tempo fa. Quella serata, che ormai è diventata, per così dire, canonica a Canevino, è, diciamo, una cosa irrinunciabile, un elemento qualificante della festa e della vostra associazione. Le associazioni di volontariato hanno in sé un duplice aspetto. Da una parte, il volontariato è un qualcosa che etimologicamente, cioè, non solo da auspicare e da lodare, però molte volte lascia in sé anche un altro elemento, cioè lascia un qualcosa, un lato oscuro. Cioè, il volontariato non è che può sopperire alle istituzioni molte volte,
né tantomeno il volontariato può essere da aiuto, da complemento, non può essere l'essenza che sostituisce compiti specifici delle istituzioni, anche in tempi come questi, vero? Voi avete conosciuto tanti anni di iniziative e avete visto che l'intervento pubblico si va sempre più affievolendo, e allora noi dovremmo fare una cervida, ma soprattutto dovremmo puntare su degli elementi importanti. Il volontariato inteso in senso complementare e anche suppletivo ha in sé l'elemento straordinario, perché chi fa qualcosa di volontario, che dona una parte del suo tempo, della sua vita, del suo impegno, molte volte anche in situazioni, per così dire, di disagio, di polemiche, di attriti, di situazioni che non depongono a favore, perché se non c'è un arricchimento personale, una soddisfazione, ma addirittura c'è il contrario, diventa ancora qualcosa di più faticoso. Però la vostra perseveranza sta lì a indicare che perseverare, insomma, aiuta. E non a caso noi interverremo dopo qualche tempo, questa volta la Regione ha risposto a Viterbo con noi. Io sono ben contento, non tanto per... non tanto praticamente per l'entità, quanto per dimostrare quello che io dicevo poc'anzi, cioè che le istituzioni devono essere vicini e devono aiutare questo percorso. Un percorso virtuoso qui a Viterbo, in tutta la provincia, e credo che forse saranno gli inizi, ma noi dobbiamo strutturarci in maniera forse un po' più programmatica, anche con tutte le associazioni, perché è importante che tutti abbiano cittadinanza, e quando qualsiasi associazione che si impegna nei vari aspetti, io qui ho visto tante associazioni a cui chiaramente anch'io ho dedicato da semplice cittadino una buona parte del mio impegno, c'è l'anno in cui è stato fondato nel mio paese tanto tempo fa, il 19 di marzo del 1987, e c'è l'Avis e così via, però dobbiamo creare una rete, come dice il vostro titolo, perché la rete riesce a sopperire a situazioni congiunturali come queste, dove basta che uno si presenta in qualsiasi istituzione e dice: ma qui non ci sono i fondi, non ci sono risorse, non ci saranno i fondi, non ci saranno le risorse, però ci deve essere un'attenzione per valutare quello che possiamo fare. Non è detto che i tempi siano sempre gli stessi, non sono gli stessi per le istituzioni, non sono gli stessi per il volontariato, ma dobbiamo capire che quello che viene, l'interesse manifestato per il volontariato, è l'interesse poi per i cittadini, e molte volte per i cittadini che magari sono più indietro rispetto a quelli che possono camminare con i piedi su, con i propri piedi. Per questo io sono qui a rinnovare il mio impegno e la mia vicinanza. Non è molto elegante andarsene dopo aver parlato, però scusate, ma c'è un'importante commissione in cui non posso non partecipare alle 11 a Luna Roma. Quindi tanti auguri, tanti complimenti e soprattutto la mia completa disponibilità. Non è detto che riusciamo a fare tutto, ma dobbiamo provarci come se fosse possibile. Grazie a voi. Thank you.